Oggi andremo a vedere tutti i brawler senza maschera. Un esempio è il carissimo Leon, che tra l'altro non è senza maschera ma senza cappello, e dietro di lui si nascondono dei capelli rossi e anche un taglio di capelli abbastanza discutibile. Ma tra l'altro siamo all'interno di questa Foot Brawl molto molto strana. No! Ci hanno segnato, non ci voglio credere, ma per ora siamo 1-1. Per quanto riguarda Leon, onestamente mi aspettavo di peggio, dai. Niente, abbiamo anche perso. Chi si celerà mai sotto la maschera di El Primo? Ecco, sì, si cela questo signore. Ha dei capelli molto belli e ha persino dei baffetti. Sinceramente dalla maschera un volto del genere non me lo sarei mai aspettato. Ma che volto avrà mai la carissima Nita? Beh sì, perché sta sempre con sto mega cappello perché vuole fare la cosplayer del suo amico Orso. Ecco, la risposta è questa qui. Devo dire che Nita è molto molto carina senza maschera. Ovviamente vi ricordo che tutti questi sono dei fan concept, ovvero idee della community, e ha dei capelli davvero belli e la sua faccia me l'aspettavo più o meno così, devo essere sincero. Voi preferite Nita con la maschera, quindi con quel cappello stranissimo, o senza maschera? Commentate qui sotto. Soldati, è arrivato il momento di svolgere la missione. Scorrete in fondo al negozio ed inserite il codice Kazu, KZU, sono solo 4 lettere, prima di shoppare le gemme oppure qualsiasi offerta da quest'altra parte. La faccia di Tara è stata per anni, secoli e millenni oggetto di discussione, ma finalmente oggi i pianeti si sono allineati perfettamente tra di loro e la faccia di Tara è stata finalmente resa nota al mondo intero. Ha una faccia abbastanza curiosa, molto molto strana, ma mi aspettavo di peggio. Il colore dei capelli ovviamente era abbastanza prevedibile, visto che questo brawler è tutto viola, ma per quanto riguarda il resto no. Però lo possiamo accettare, voto 7 su 10, va bene signorina Tara? Tra l'altro gli occhi sono passati da neri a verdi. Vabbè, non ci facciamo troppe domande. E poi abbiamo il signor Carletto, questa volta senza elmo, e ha una testa davvero rotonda, molto molto strana, non ho mai visto qualcosa del genere. Devo essere sincero, fa anche abbastanza paura Carletto così senza elmo, però vabbè, poverino, non ha neanche un capello, dai Carletto. Vabbè, alla fine è un robot, quindi ci sta che il robot non abbia capelli. Ehi ehi ehi, aspetta un attimo, volevo dirti che finalmente è disponibile l'app di Boosteroid. Sì, hai capito bene, direttamente sui nostri telefoni, e ci consente di giocare a qualsiasi gioco per computer direttamente sul nostro telefono, o se preferiamo su un computer portatile che non reggerebbe nessun gioco. Infatti giocando tramite Boosteroid il nostro telefono e il nostro computer fungerà solamente da monitor, perché tutta la potenza di elaborazione e di calcoli sarà gestita direttamente da Boosteroid e non avremo neanche il problema di installare o aggiornare i giochi. E non dimenticare che ora puoi guadagnare con il programma di affiliazione. Clicca il primo link in descrizione e registrati gratis a Boosteroid. E sono lieto di annunciarvi la signorina Maxine, che di base indossa sempre il casco, ma questa volta l'andremo a vedere senza casco. Scopriremo il colore dei suoi capelli e, come potete vedere, la sua faccia è totalmente diversa da quello che mi sarei aspettato. Ha dei capelli molto molto lunghi e anche biondi, che vanno in netto contrasto con i suoi occhi scuri. Però devo essere sincero, Maxine senza questa maschera, senza quest'elmo, è molto molto carina a differenza di Tara, quindi voto 9 su 10, dai, ci può stare. Ed ecco Jesse senza elmo. Questo brawler è abbastanza standard, dai, perché alla fine non è che indossava un elmo ma aveva semplicemente un cappello, quindi finalmente possiamo scoprire la parte superiore dei suoi capelli. Eh sì, molto molto carina come brawler, cioè ce lo potevamo immaginare, dai. Quindi non posso darti più di un 7 su 10, mi dispiace Jesse. E si va avanti con Eugenio,
che senza cappello è un qualcosa di meraviglioso. Ma tutti sti brawler sono pelati, com'è possibile? Cioè, ma anche sto brawler include troppo timore, è stranissimo. Si vede che ha proprio la faccia di uno che dice: per favore, datemi i capelli, vi prego. Cioè, guardate, con il cappello è molto molto felice, senza cappello è triste. Vabbè, è un genio, che ci vuoi fare? È l'età. La signorina Bea senza elmo è fantastica. Il colore dei capelli era abbastanza noto, in quanto il ciuffetto già si notava che era tipo di colore arancione giallo. Ma il suo taglio di capelli è fantastico. Diciamo che ha una specie di caschetto e tra l'altro i capelli sono anche mossi. GG per Bea. Molto molto carina senza questo cappello che fa riferimento alle api. E a lei possiamo dare un bel 8,5 su 10. Quindi per ora in testa si trova la carissima Maxine senza cappello. E poi c'è lei, Jackie, senza il suo elmetto, perché magari in questo momento non stava lavorando, quindi non ha bisogno dell'elmetto che la protegge. Sì, questi sono i suoi capelli. Anche con lei ce lo potevamo immaginare, dai, che aveva sto colore di capelli, perché alla fine si vedeva tutto. Ma c'è un piccolo problema, signorina Jackie. Ha un pochettino la testa schiacciata e non riesco a capire. Secondo me è arrivato il momento di cambiare il taglio di capelli. Un po' il capello riccio le può donare di più. Non ti posso dare più di un 7, sono anche largo di manica. No, Penny! Penny, che cosa hai appena fatto? Ma io non me lo immaginavo così, senza il suo elmetto. Cioè, hai i capelli ultra scompigliati, troppo troppo strani. Dovresti andare dal parrucchiere, Penny, farti dare una bella sistemata, non so, passare la piastra, quelle cose strane e niente. Però sul colore dei capelli e la tipologia un pochettino ce lo potevamo aspettare, anche se onestamente credevo che Penny avesse i capelli ultra ultra lisci. Adesso abbiamo capito perché la maggior parte dei brawler indossa un cappello, perché poi appena se lo toglie e fa quella faccia stranissima perché è in imbarazzo. E ci credo, con quei capelli. Signor Edgar Pugno Resto, è arrivato il momento di vincere questa partita, anche perché io ho sbloccato questa skin in anteprima e adesso dovrebbe essere disponibile anche all'interno del negozio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se la shopperete. E tra l'altro stiamo giocando con Penny. Ma buongiorno signorina Penny, come va? Ormai sappiamo tutti cosa si nasconde sotto quel cappello. Mamma mia, meglio non immaginare. Aspetta, che di qua c'è Bombardino. Bombardino, vieni di qua, fatti killare, che goduri. Altri 2 power up e si passa a 4. No Penny, Penny, non farti killare, altrimenti di qua tutto il mondo che hai dei capelli stranissimi. Ottimo, così 4 squadre rimanenti. Abbiamo addocchiato anche gli avversari. Dove vuoi andare signor Edgar? Ma buongiorno, di qua si nasconde qualcun altro. Eccolo qui, eccolo qui. Let's go, ci portiamo la partita a casa. Ed ecco il mitico maschio alfa, il carissimo Bo, senza il suo elmetto. Sì, è così che si presenta. Ha dei capelli lunghissimi e liscissimi, a differenza di qualcun altro. E sembra quasi una ragazza con questi capelli ultra lunghi. Però devo essere sincero, gli donano davvero tantissimo. Voto 9 su 10. Bravo, Bo, complimenti. Assieme alla calvizia di Eugenio e Carletto, Pocio si aggiudica il terzo posto dei brawler calvi. E così è come si presenta, senza il suo cappello. Perfetto signor Pocio, però devo essere sincero, con Pocio ce lo potevamo immaginare. Cioè tutti sapevamo che era pelato, che poi non ci aspettavamo che fosse così brutto senza cappello. Per favore Pocio, rimettiti il cappello perché sei guardabile. E anche il carissimo Beryl nasconde sotto quel mega gigantesco cappello una bella testa pelata. Wow, ovviamente lui è un robot e di conseguenza è pelato. Complimenti Beryl, ha la testa lucida e splendente. Vabbè, no dai, ma io mi rifiuto onestamente. Ma siamo alla fiera dei brawler pelati, in quanto anche Dynamike fa compagnia a Carl, Eugenio, Beryl e Pocio. Questo qui è il carissimo Dynamike in versione pelata. Vabbè, ma lui non ha colpe purtroppo, perché secondo me quel pulcino, mentre sta sotto il suo cappello, inizia a mangiare tutti i suoi capelli. In effetti ha la barba, perché non dovrebbe avere i capelli. Ed ecco anche la signorina Ems, questa volta senza fascia che le copre la fronte. Da come possiamo vedere è rasata ai lati, quindi ha solamente i capelli al centro della testa e poi nei lati è completamente pelata. Però questi capelli è
Rebs ti donano davvero tantissimo. Complimenti, ottimo taglio. E direi di concludere con il brawler leggendario Sandy, che se si toglie tutto quel cappello stranissimo si ritrova con questi capelli. Anche lui ha un semi caschetto che però gli dona davvero tantissimo. Ovviamente se vedete i capelli un po' spettinati è perché lui dorme tutta la giornata e quindi si rovinano. Mi raccomando, scorrete in fondo al negozio ed inserite il codice Casu e cliccate anche il primo link in descrizione e registratevi ora gratis a Boosteroid. Ciao!